Pace a te. Anche oggi mi sono sentito di venire a trovarti. Ormai fai parte della nostra famiglia. Ti voglio dire, tra 23.000 numeri di cellulari che comunichiamo costantemente e a volte vi mandiamo anche dei messaggini, 70.000 email che mandiamo. Il calendario, la meditazione ogni mattina, su WhatsApp, su Facebook, è diventato un rapporto talmente consolidato che mi sento proprio tanto unito insieme con te, insieme con questa partecipazione, tanto familiare, e poi vi dirò di più. Ci sono tante cose che ci fanno sentire liberi di parlare, perché in realtà lo Spirito Santo ci aiuta a comunicare in un modo speciale. E questo ci lega sempre di più. E poi che dire per l'opera bella che fa lo Spirito Santo? Non c'è un'altra istituzione al mondo che lega le persone come li lega lo Spirito Santo. Perché già si sente nella voce quando parli con una persona. Sei una persona unta, sei una persona guidata, sei una persona schietta. Sai, lo Spirito Santo ci dà un discernimento speciale, che non è facile spiegare, però è tanto vero che lo viviamo. E questo ci permette di continuare con una passione continua e nuova, e accresce ogni giorno questa voglia di comunicare soprattutto le cose che lo Spirito Santo ci permette di amministrare, perché poi alla fine o all'inizio possiamo dire il desiderio più grande è di fortificarci insieme nel Signore. Non ci sono altri scopi, anzi ogni istante dobbiamo cercare di fare prima possibile le cose che ci indica il Signore e le altre metterle in seconda fila, non che li dobbiamo trascurare, ma sapere usare anche tutti i ritagli di tempo e sapere a che ora possiamo fare una cosa e a che ora non la possiamo fare. Se per esempio dobbiamo rispondere a qualcuno su questi mezzi di comunicazione, lo possiamo fare anche alle 2 di notte. Se dobbiamo andare a trovare una persona a casa, non possiamo andare. Perciò bisogna confezionare al meglio il tempo, avere un equilibrio nelle cose che dobbiamo fare, e quando facciamo un po' di tutto, ci sentiamo sempre freschi e mai stanchi, perché ogni cosa ci attira. Ogni cosa che facciamo ci dà una nuova energia, perché lo Spirito Santo non può essere diversamente se non così. Ci dà una freschezza nuova, una parola al momento che ne abbiamo bisogno. Ed è sorprendente il fatto che quando sembra che non abbiamo, arriva un'ondata di rivelazione da parte del Signore. Quando ti sembra che non hai, lo Spirito Santo ti dà una risposta che non ti aspettavi. È misterioso questa opera del Signore. È come se sollevasse il coperchio della nostra testa e ci infila qualcosa dentro. E benedetto sia il Signore. Mentre sembra che non hai, immediatamente hai. L'opera di Dio è proprio speciale. E benedetto sia il Signore. Questa mattina voglio leggere qualcosa insieme con te, piccolo passo, un pezzettino alla volta, in modo che non ci stanchiamo. E mentre lo leggevo, si trova in Luca, capitolo 10, dal verso 38 al verso 42. È un passaggio che conosciamo tutti. È diventato un proverbio mondiale. Maria e Marta, ecco, due sorelle che se ne parla
E chi, quale cristiano non conosce, non ha sentito parlare, mi sembri Marta e Maria. E mentre lo leggevo, lo voglio leggere insieme con te nel verso 38 di questa edizione della Bibbia, dice così: mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Mentre leggevo questi due versi, mi veniva da ridere, sorridevo da solo. Capita pure questo, benedetto sia il Signore. Perché dicevo, guarda come siamo fatti noi. Marta invita Gesù e Maria si siede insieme. Che differenza! È come qualcuno ci invita e poi si mette a guardare la partita alla televisione mentre stiamo lì. E magari uno che è lì. Scambiamo qualche parola, il Signore ci deve aiutare. Noi siamo fatti un poco così. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affatichi e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Mi ricordo molti anni fa, mio padre che spesso lasciava per evangelizzare, aveva la passione di evangelizzare, portare qualche calendario, muoversi, quando si batteva in qualcuno, gli diceva: oh zio, voi avete la testa fresca, io ho due figli e ho molto da pensare, ho molto da lavorare, ho molto da fare, voi sicuramente non avete nulla da fare. Mio padre chiedeva: quanti figli hai? Due, sapete cosa vuol dire portare avanti due figli? Con un sorriso all'inglese mio padre diceva: sai quanti ne ho io? No, quanti ne avete? Ne ho 10. E non solo, ma lavoro i campi a mezz'adria, cioè io devo recuperare il doppio per poter vivere, perché i terreni non erano di proprietà. Allora non è se abbiamo da fare o meno, è come ci lasciamo guidare quando qualcosa accade nella nostra vita. Si suppone che questa Maria sia quella Maria che si trova in Luca capitolo 8, verso 2. Che cosa dice in questo passaggio? Verso 2 dice: Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Beh, se così è, allora scopriamo perché Maria è così interessata a Gesù. Perché Gesù gli ha ridato la vita, gli ha cambiato la vita. Lei sapeva i guai che passava prima e perciò era importante cogliere il momento che Gesù era lì, il momento che era arrivato a casa sua. Tutto c'è da fare e spesso si ripete questo fatto anche nella casa di Simone. Quando Gesù dovette chiedere a Simone attraverso una domanda piccante, possiamo dire, disse: Simone, ti voglio dire, un uomo aveva un debito di 10.000 lire e un altro di 1.000 lire, lo traduciamo così. Condonò a tutti e due. Chi dei due ha ricevuto di più?
E lui disse, credo quello di 10.000 lire. Gesù rispose, hai risposto bene, perché a lei molto gli è stato perdonato. Vedete, anche il nostro rapporto con il Signore dipende da cosa ha fatto il Signore nella nostra vita, da come ci ha cambiati, che spazio gli abbiamo dato. Perché una volta che il Signore ha operato nella nostra vita, noi non possiamo non tenerne conto. Marta invita Gesù e Maria l'ascolta. Marta si arrabbia. Quelli che sono presi non si fermano mai. Infatti, nel verso 40, che cosa dice? Leggiamolo insieme. Verso 40. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse, Signore, non ti importa che mia sorella, questo tutta presa dalle faccende domestiche, Marta evidentemente si affannava nel curare tutta una serie di dettagli di scarsa rilevanza, vista l'occasione. Cioè, Gesù non andava in tutte le case, era un onore per lei. In quella cittadina dov'era. Cosa voglio dire? È un onore per i credenti. In miliardi di esseri umani, il Signore Gesù Cristo è venuto a cercarci e non solo, ma in che condizione eravamo quando abbiamo incontrato il Signore? La maggioranza dei credenti, sapete quando incontra il Signore? Quando si trova in difficoltà. E proprio lì vede la mano potente di Dio. Mi viene in mente quello che dice il profeta Ezechiele, che tu stavi sul ciglio della strada, come morta, sangue da tutte le parti, e quando io sono passato ti ho detto vivi e tu hai cominciato a vivere. Ecco cosa fa il Signore. Benedetto sia il Signore. Il verso 39, leggevo stamattina in una edizione inglese, porta che anche Marta ascoltava Gesù e dà l'impressione da quella edizione che Marta non era proprio affaccendata, ma restava insieme con Gesù, però il suo cuore era presa da tutto quello che doveva fare, come se avesse detto così la traduzione. La fa vedere in questo modo, come dire, beh, adesso abbiamo ascoltato un poco, diamoci da fare. Come quei credenti che vogliono il culto di 20 minuti, adesso mezz'ora, tutto compreso, perché se no gli viene il sonno, il Signore ci deve aiutare. Sono stato un periodo in Romania e mi hanno invitato per andare al culto. Sono andato al culto verso le 8 la sera, a mezzanotte ancora non era finito il culto. Chi cantava, chi suonava, c'erano profeti, c'era tutto detto. E si lamentano di me che faccio il culto di 2 ore. Qui sono 4 ore. E che dire del profeta, del sacerdote Esdra che manteneva 6 ore in piedi mentre leggeva la parola del Signore tutto il popolo. Signore, aiutaci. Che differenza c'è? Ci deve aiutare veramente il Signore. Anche Marta era seduta, una e l'altra amorevolmente servivano, se guardiamo il verso 39 e il verso 40. Ci ricordano che la vita pratica e quella devozionale sono importanti tutti e due. Dicevo l'altro ieri, quando parlavamo dell'unzione dell'olio, che Dio guarisce il corpo, come dice Giacomo capitolo 5 dal 13 al 18, ma perdona anche i peccati. Cioè Gesù vuole rimettere a posto tutte e due le cose, perché non può funzionare bene se funziona solo la parte spirituale, perché non siamo solo di spirito. Come Gesù disse, l'uomo non vive di pane solo, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Signore.
Così possiamo dire: l'uomo non vive di parola sola, ma vive anche di pane. Noi dobbiamo acquisire quel discernimento di sapere il momento importante che noi stiamo vivendo, perché ogni attimo è importante, ed è importante, perciò desidero venire spesso e lo farò di più. Perché? Perché non sappiamo domani se ci siamo. Tutto quel che succede, che il diavolo sta facendo intorno in questo mondo, tutte queste tragedie che succedono, e non sono tragedie che succedono per caso, ma proprio il demonio che prende la mente delle persone e trasforma. Qual è il nostro compito? Cosa possiamo fare noi? Affrettare i tempi e di usare al meglio ogni attimo della nostra vita per portare avanti quello che il Signore ci ha affidato. Questi due versi, il 39 e il 40, che voglio leggere. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Questi versi ci ricordano che la vita pratica e quella devozionale sono importanti, sono ben riconciliabili nella nostra vita e non deve essere motivo di discordia. Sì, può succedere anche la discordia attraverso, perché dall'impressione che uno vuole fare solo una cosa, anche nella casa, e l'altro anche nella chiesa. Può succedere tutto questo. E noi dobbiamo vigilare per avere un equilibrio. Sai che lo Spirito Santo ci sa dare l'equilibrio in tutte le cose, ci sorprende, però chi lo potrebbe fare meglio dello Spirito Santo? Perché è Dio. Quando noi ci lasciamo guidare, quando noi ci lasciamo condurre, ieri sentivo nel mio cuore come se avessi avuto degli intoppi, degli inciampi, che non potevo proseguire nel cammino. Ho pregato il Signore, poi mentre pregavo il Signore mi faceva comprendere che non riuscivo a camminare bene. Ma che cosa c'è, Signore? Mi faceva comprendere che stavo spendendo molto tempo su Facebook per rispondere, per fare. Mi ha detto: questo non è compito tuo. Non ti dico che tu non lo devi usare, come non ti dico non devi usare la televisione, ma devi stare attento, perché se lo usi troppo, se usi troppo le notizie che ti circondano, telegiornale, tutte le cose, ti stacchi da quello, dall'avere comunione con me. Allora ci vuole un equilibrio, e lo Spirito Santo lo dà, perché io lo so, perché lo so, perché la sua parola ce lo fa comprendere. Non deve essere motivo di discordia. Al Signore dispiace quando noi siamo tribolati intorno a molte cose. Mentre gli dice a ciascun giorno il proprio affanno, Gesù non è che non vuole che l'una o l'altra si trovino in discordia, disarmonizzati per quello che c'è da fare. Ma il verso 40 è importante anche per noi. Per noi, quando dico per noi, sai che io ne ho bisogno, perché io ho bisogno più di te di avere equilibrio, perché se comincio a sbandare e non mi raccapezzo più, non riesco più a sapere dove mi trovo e non so neppure chi sono, perché molte volte dobbiamo mantenere sempre la nostra identità, non molte volte, sempre, perché dobbiamo avere un equilibrio nelle cose, perché se no siamo di parte, non sappiamo più. Gesù perché si dispiace? Leggiamolo insieme nel verso 41, e questo serve per noi. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, tutta presa dalle faccende domestiche. Noi a volte siamo proprio così, siamo proprio così, e il Signore ci deve aiutare. Perché quando noi abbiamo l'equilibrio
e manteniamo quel giusto rapporto col Signore, allora abbiamo il dominio sulle circostanze, abbiamo il suo potere per affrontare le situazioni. Quando siamo spiritualmente deboli, cosa succede? Ogni piccolo problema diventa grande agli occhi nostri, perché la nostra debolezza spirituale ce lo fa pesare. Ma quando noi siamo forti nel Signore, Egli ci dà il dominio sulle circostanze, ci dà un dominio da poter sovrastare, perché ci sentiamo forti in Lui. Possiamo affrontare ogni situazione perché lo Spirito Santo ci dà un coraggio nuovo, ci dà la fede, ci dà la forza di affrontarle. Perciò è importante che noi ci distraiamo e poi ogni piccolo problema diventa tanto grande che coloro che ci circondano ci vedono come gli intoccabili, perché lasciami stare, non mi dire, non mi, no, adesso non è proprio il momento, no, non ne parlare. Ci sono di quelli che ogni volta che ci andate vicino sono, non si vedono, ma come se uscissero fuori, come dei raggi di esplosivo che vanno da tutte le parti. Signore, aiutaci. Si può calmare tutto questo. Diamo lo spazio al Signore e lo spazio per fare. Un equilibrio ci vuole. Lasciamo il verso 41 intorno a molte cose e lasciamo il necessario. Voglio lasciarti, e me la voglio prendere pure io. Hai visto quante volte dico: Signore, ti benedica. Poi dico: il Signore ci benedica, perché voglio partecipare pure io. Sono un poco fatto così, ma ne voglio pure io questa parte. Il verso 42 lo voglio lasciare a te e lo voglio lasciare pure a me in questa visita di questa mattina. Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Prendiamo ogni occasione per nutrirci, specialmente quando il Signore ci viene a visitare. Come ci visita il Signore? Adesso ti pone il punto interrogativo. Come so io quando nel tuo cuore, nella tua mente, ti fa sentire che devi cercare un verso nella parola per approfondirlo? Ti viene la voglia di pregare, ti viene la voglia di mettere un canto speciale. Non te le far sfuggire queste occasioni, perché nell'arco delle 24 ore, un poco qui, un poco ascolti, un poco leggi, un poco preghi, un poco vai al culto, un poco testimoni, un poco ricevi una testimonianza, perché ci sono i mezzi, mai come ora abbiamo dei mezzi da poterci nutrire, ma ci dobbiamo andare liberi, perché se andiamo col corpo e la mente sta a un'altra parte, perdiamo la buona parte. Dobbiamo andarci col cuore, dobbiamo predisporci e dobbiamo imparare che quando il Signore ci vuole visitare, ci viene a visitare, dobbiamo mettere da parte tutte le altre cose e dire: Signore, sono qui. Voglio. Perché poi certe volte vorresti una visita, ma non è il momento buono. Perciò bisogna stare attenti, bisogna vigilare. Ebbene, voglia lo Spirito Santo darci il discernimento, e prima che ti lascio, vogliamo pregare insieme che il Signore metta quell'equilibrio che abbiamo bisogno, di saper mettere ogni cosa al suo posto. Noi molte volte siamo tanto presi anche per delle piccole cose. Mi ricordo una volta avevo un negozio di 60 metri e stavo fino alle 10:30 la sera, alle 11, per incassare 80.000 lire. Facevo per guardare, vedevo Agnelli che aveva migliaia di operai e si vedeva la partita. E dicevo: ma come può essere? Io non ce la faccio mai. E quello ha tutti quegli impegni. È un coordinamento che bisogna avere.
dobbiamo saper amministrare il tempo e metterci, con l'aiuto del Signore, a dare sempre la precedenza alla buona parte. Lo possiamo fare perché dobbiamo lavorare, ma abbiamo anche tanto tempo che molte volte lo sprechiamo. Se solo pensiamo che abbiamo 24 ore di tempo, che possiamo metterne 8 per il lavoro, 8 per il riposo e 8 per tutte le altre cose, può essere mai che ci manca un quarto d'ora per poter restare col Signore? Vuol dire che dobbiamo rivedere l'organigramma della nostra vita. E non deve essere un organigramma artificiale. Dobbiamo ricomporre davanti al Signore un funzionigramma che funzioni, disciplinando noi stessi e dire: ora è tempo di cercare il Signore, ora è tempo di essere visitato dal Signore, ora è il tempo che il Signore mi vuole parlare e io devo ascoltare. Bene, voglio lo Spirito Santo aiutarti e aiutarmi, perché io lo dico a te, ma pure io qualche volta ho bisogno di riorganizzare un poco il tutto, specialmente quando parti la mattina, hai 60 problemi, quando vai sul posto dove devi andare ne trovi altri 10, quando sali sopra ne trovi altri 15. E allora non sono più 60, sono 85. Che fai? Li lasci tutti? No, cominci a fare una selezione nel dare la precedenza a quelle che sono più importanti. E poi gradualmente facciamo gli altri. Qual era la precedenza che sentivo in questo momento? Di essere insieme con te alle 10:30, perché forse non ho l'occasione un'altra volta. Cogliere l'occasione per essere insieme e cercare il Signore, perché questo è il momento della buona parte per me e anche per te, perché siamo di fronte alla parola di Dio. Gesù è la parola fatta carne che si trasferisce attraverso l'ascolto o la lettura, e lo Spirito Santo l'attiva e ci dà forza, ci dà sostanza, perché sarà sempre la buona parte. Quando c'è questa buona parte nella tua vita e nella mia vita, ti assicuro che avrai un equilibrio diverso da quello che abbiamo quando ci lasciamo sbandare dalle circostanze, dal mordi e fuggi moderno che non ci permette di prendere pace. Andiamo al Signore, Lui sa fare molto di più. Preghiamo insieme al Signore, voglio pregare insieme con te. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché essa ci dà l'equilibrio che abbiamo bisogno. Sì, Signore, perché molte volte dà l'impressione che il mondo lo teniamo noi, come se stessimo così, sotto, e se lasciamo noi cade tutto. Non è così. Noi siamo poggiati su un mondo che tu hai fatto e insieme con te siamo più che vincitori e vittoriosi e possiamo restare sopra i problemi, senza essere sottoposti o oppressati, perché tu ci hai dato un mezzo speciale, la comunione, la preghiera, la tua parola che ci aiuta. Perché, Signore, molte volte i problemi non cambiano, ma cambia il nostro modo di vedere quando la luce dello Spirito Santo penetra nella nostra mente, ci fa vedere che è molto più facile di quanto noi pensavamo. Signore, ti presento in un modo speciale il fratello, la sorella che insieme, sì, Signore, sì, perché tu mi fai sentire unito con questi fratelli, con queste sorelle, dalle comunicazioni che abbiamo, dall'andirivieni di notizie, perché lo Spirito Santo ci invoglia a servirti sempre meglio. Benedicilo, Signore, benedici, benedici la sua casa, rispondi ai suoi bisogni, quelli che in cuor suo ti presenta. Spirito Santo di Dio, dagli delle risposte potenti perché possa sentirsi incoraggiato e dire: sì, ho messo da parte, voglio mettere da parte perché
In quel momento che noi restiamo in comunione con te, tu ci dai i consigli saggi, la forza e la fede di affrontare il prossimo giorno, dicendoci ancora in questo giorno, a ciascun giorno il proprio affanno. Signore, aiutaci a vivere così in comunione con te. Ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per questo poco di tempo e ti vogliamo benedire perché tu veramente sai fare del bene ai nostri cuori. Grazie a te, Signore. Grazie a te, Signore, e grazie pure a te che mi hai dato l'occasione di poter condividere questo piccolo passaggio, perché mentre lo spiego a te, fa del bene a me. E benedetto sia il Signore. Ed è un'occasione di fare che cosa? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto la buona parte insieme. Mi hai dato l'occasione di scegliere anche la buona parte, perché se no dovevo fare altre cose che non era sicuramente la buona parte. Dio ti benedica e ci benedica insieme. Dio piacendo, ci vediamo domenica mattina alle 10:30 da questo luogo. Dio piacendo per il culto di adorazione. Continua a pregare per noi, per questa grande e bella opera che ci ha affidato. Sostienici nella preghiera e se puoi, non mi vergogno di dirtelo, perché ogni persona di buon senso sa che per fare quello che stiamo facendo abbiamo bisogno della tua collaborazione. Se lo Spirito Santo ti incoraggia a fare la tua parte per sostenere quest'opera, per mantenerla nel limite che possiamo arrivare, dove possiamo arrivare, rispondi all'invito che lo Spirito Santo ti fa e sicuramente Dio non resterà debitore di nessuno. Dio ti benedica. E ci benedica insieme, come ho detto prima, quando dico ti benedica, io non me ne voglio escludere perché a me piace la benedizione di Dio. La benedizione di Dio vale più di tutte le ricchezze di questo mondo, perché la benedizione resta attaccata addosso dovunque ci muoviamo. Le cose di questo mondo le lasciamo tutte, cominciamole a lasciare, cominciamone a staccarcene e investiamo il nostro tempo, la nostra intelligenza, le nostre risorse verso quelle cose che durano e che ci ritroviamo. Mi diceva un fratello poco tempo fa, mi ha telefonato dall'Emilia Romagna, fratello, secondo me ti stai facendo una grande casa nel cielo con questa opera che porti avanti. Investiamo nelle cose del regno di Dio, perché quelle ce le ritroviamo. Dio ti benedica. Pace, pace.